Zanoli, va avanti Zanoli, intanto attenzione, Zanoli, 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 Zanoli! No! Stava per segnare Zanoli, c'è stata deviazione, calcio d'angolo. Raga, io non ho più niente da dire di questo Napoli. Io non ho più niente da dire. La squadra più forte che abbia mai visto in tutti questi decenni. Ah, non deviato. Vediamo, guardate, stava per segnare Zanoli il primo gol, guarda, cavalcata, cavalcata, ma l'ha parata? L'ha parata? Non so nemmeno se fosse andata dentro, ma forse penso di sì. Comunque, parliamo della partita, no, raga, parliamo della squadra. Il Napoli è una squadra che oramai, suppongo, sia pronta per affrontare il vero campionato, però dobbiamo vedere adesso, perché momentaneamente siamo a più 6 dal Milan, ma bisogna vedere perché non penso che il Milan perda contro il Torino. Una volta. Allora, prima tripletta, dai tempi di Mertens che non vedevamo una tripletta, la tripletta di Mertens di coso, no, vabbò, non mi ricordo. Osimhen riesce a fare tripletta con il Napoli. Povero Giolito che non gioca una partita, poverino. Anche se è forte. Fanno giocare la Spadori che giustamente era l'ex, però. Parliamo della partita. Il Napoli va in vantaggio col gol di Osimhen, primo. Poi, secondo gol di Osimhen, 2, dopo un assist di Kvaratskhelia. Poi terzo gol di classe proprio di Kvaratskhelia. E quarto gol ancora di Osimhen, suo errore difensivo. Di tacco. Sulla linea di fondo Zanoli, Vabbè, rimessa conquista solo per un comunque Napoli sì, il Napoli è forte. Non ho parlato manco della partita perché veramente non ho niente da dire. Io non mi stupisco nemmeno più di questo Napoli che sta facendo. Che cosa ho detto? Recupero forse. Ci sarà il recupero. ha aggiunto i 50 gol Vabbè. Quello è chi è? stagionali in Zedatka. competizioni tra Vabbè. le squadre Zedatka non ha fatto una partita. Sarebbe stato giusto farlo giocare Zedatka. meglio. Però, vabbè. Momentaneamente siamo a più 6 dal Milan, tanto posso dirlo. Ci vediamo fino a che non arrivano novità. 13 vittorie consecutive, me l'ha ricordato adesso il signor telecronista. No, non ho capito quanto dà di recupero, ma dovrebbe dare uno di 3 di recupero. Finisce qui la partita. E attenzione perché l'arbitro sta per consegnare il pallone a Osimhen. Sta per consegnare il pallone a quest'uomo qua. Non posso inquadrare troppo perché altrimenti mi bloccano il video. Voglio vedere se lo consegno. Aspettate che vuole. No, cazzo. Felicità. Va bene lo stesso, ciao.